Another thing I use a lot is a pedal tone, like in the Suspense Building. Cose che si muovono, in particolare questo brano era preso da un suo, dal suo secondo CD solista, che si chiama Cosmic Troubadour. So there's other ways of doing the pedal tone. L'evoluzione di questo concetto. One, I just decided to grab the pedal tone in a different spot, like here, like a G note, and then strum with this finger. But it gives me a better idea of what the musicality that can occur on a fretboard, and will help me even in a very simple song where I'm just playing. A little bit of extra things to give a little bit more spice to something I'm playing. Yes. Stavo dicendo un'evoluzione del modo in cui sta usando i pedal tones in questi giorni è quello di spostare i pedal tones in qualche altro punto della tastiera. Nel brano che ho fatto vedere prima il pedal tone era una corda a vuoto. In questo caso il pedal tone è stato questo sol che ho preso qui sulla tastiera e nel frattempo stava usando le altre corde, quindi quelle più basse in questo caso, per muovere l'armonia. Stavo anche dicendo che molto difficilmente questo tipo di suono sarà richiesto all'interno di una band, come bassista sarà molto difficile che questo succeda, però in un ambito più generale, in un ambito musicale più generale, questo lo aiuta a sviluppare un'idea armonica della canzone in cui può essere utile avere una visione più d'insieme, diciamo, del contenuto armonico.